Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un altro gioiello che il mondo delle stilografiche nel corso della storia ci ha regalato. Parliamo della Waterman Emblem. È una penna degli anni 30, degli anni 40, in particolare questa è degli anni 40, ed è una Waterman, come avete sentito dal nome. Andiamo a vedere com'è fatta e vi racconto anche come scrive. Allora, Waterman non ha bisogno di presentazione. La Waterman americana è una casa che ha prodotto dei veri gioielli nel corso della storia, veramente delle penne che hanno fatto storia. Uno dei pennini più belli in assoluto, il Waterman 52, ma il pennino Ideal, il pennino New York, sono davvero tanti. In questo caso devo annoverare fra quelli prodotti anche questo della Emblem, che è un pennino sostanzialmente un pennino Ideal. La Waterman Emblem, ad essere onesti, non è nemmeno che sia una penna poi così strabiliante, non è certo la penna che ti conquista così al primo sguardo quando la si vede. E anch'io, in tutta sincerità, quando l'ho vista per la prima volta, non sono rimasto così colpito da questa penna, perché non, soprattutto l'elemento del fondello con questa trasparenza mi ha lasciato un po' freddo. Però sapete che a me piace la penna stilografica non solo per il suo aspetto estetico, non solo per quello che è la sua forma, la sua tornitura, eccetera. A me interessa il pennino, perché la stilografica mi piace per farla scrivere, mi piace la scrittura, quindi penso che una penna, più che collezionarla per guardarla e così girarla fra le mani, con tutto il rispetto per gli amici che ho, che sono dei collezionisti, a me piace anche usarla. E allora inseguo molto il pennino, mi piace trovare l'esemplare col pennino che risponda un po' alle mie esigenze. Non è facile quando si va nel campo dell'usato, soprattutto dell'antiquariato, del mondo vintage, perché a volte si trova magari sì, quella col pennino fatto così, però è da restaurare, oppure è malconcia, oppure si trova una bella penna in ottimo stato ma con un pennino diverso. In effetti, di pennini su queste penne, soprattutto agli inizi del Novecento, i produttori erano ancora in un certo senso in fase di sperimentazione. Anche la grande produzione non era quella che c'è oggi, che riesce a fornire 10, 30, 100.000 pezzi uguali e quindi vengono prodotti in maniera seriale uno uguale all'altro. Sulla stessa penna avveniva che a volte finivano dei pennini un po' diversi, dei pennini di terzi, addirittura dei pennini un po' modificati, dei pennini che poi non hanno più avuto corso. Basti pensare alla gloriosa Omas, come e quanti esemplari ha lasciato per strada, magari di un tipo, poi con un pennino un po' diverso, poi ancora modificato nel corso del tempo. Questa in particolare che vi sto facendo vedere è una Waterman Emblem fatta per il centenario, 100 anni della Emblem, quindi sarebbe uno degli ultimi, infatti è degli anni 40, del 1940, ed è anche quella che monta un pennino di tutto rilievo. Esiste anche una versione, chiamiamola oversize, della Emblem, con un pennino altrettanto valido, però quello che a me interessava di più trovare, e grazie ad un amico sono riuscito a trovarlo, è proprio questo, un pennino extra fine o comunque diciamo qua appena appena vicino al fine. Non è un extra fine puro come altri, ma è veramente bello. Allora, analizzando un pochettino come è fatta la penna, come potete vedere c'è un cappuccio con una clip, sulla clip non è riportato niente, mentre invece probabilmente c'era forse il logo della W. Waterman incisa sul
sulla parte sommitale del cappuccio all'interno di questi cerchi concentrici. Ora non sono più in grado di determinarlo e non l'ho vista su altri esemplari. La verretta del cappuccio è una verretta abbastanza larga, anche in questo caso non c'è incisione, ma potrebbe trattarsi del fatto che la mia è una penna che ha visto passare parecchie mani, probabilmente. Il fusto è un fusto abbastanza lineare, con insomma, ve l'ho detto, non ha un appeal esaltante per i miei gusti. Invece, il caricamento con sacchetto avviene attraverso questa levetta che vedete posizionata sul fusto, comune a tante altre penne del tempo. Il cappuccio si svita. Un cappuccio a vite comunissimo. La penna non è una penna molto molto lunga, è una penna di normali dimensioni. La vediamo magari assieme a qualche altra penna, giusto per darvi un'idea. Prendo sempre la Lamy, che è un termine di paragone. Come vedete, questa è senza dubbio più lunga, però se la paragoniamo alla non so, alla Pelican, che ce l'avevo qua. Se la paragoniamo a una Pelican M150, come vedete, le misure sono quelle. Vediamola senza cappuccio. La Pelican M150 è appena più piccola, ma proprio questione di un centimetro scarso. Quindi la misura è quella. È una penna che casca bene in mano, che non impegna molto. La forma è la classica forma a sigaro, anche se il cappuccio, ed è un altro elemento che a me non piace molto nelle penne, compie un bel balzo, vedete, tra il fusto, nell'innesto, e questa scalinatura che viene a crearsi non mi piace molto, ma capisco che sia funzionale all'utilizzo. E infine c'è l'impugnatura, ecco la qua, l'impugnatura della penna, che si assottiglia e poi invece con questa svasatura cresce proprio per arrestare la corsa della nostra impugnatura. Cosa c'è scritto sul pennino? Sul pennino c'è scritto Waterman Emblem Pen, né più né meno, ma la cosa invece che dà importanza alla penna, oltre al pennino di cui vi spiegherò dopo, è l'incisione, questa per me sarà difficile mostrarvela, che c'è sul cappuccio. E infatti è molto difficile vederla perché anche a occhio nudo si vede poco, quindi dovete fidarvi. Ve la leggo io. L'incisione dice Waterman, registro USA, Ideal, Made in USA, 100 Year Pen, che è la penna del centenario. Mi spiace non potervelo far vedere perché la camera proprio non ce la fa. Provo ancora con i potenti mezzi di cui dispongo, ma ahimè non ce la faccio. Quindi dovete fidarvi. E adesso mettiamola alla prova. Come al solito le tre carte, ma ancora una parola sul pennino. Questo è un pennino, vi dicevo, di tipo extra fine barra fine, flessibile come tutti gli Ideal, che sono una goduria. Sono tra i pennini più belli, soprattutto per chi come me ama la flessibilità nel pennino, e andiamo a vedere come si comporta. La prima prova la facciamo sempre su un bel quaderno di quelli di carta, insomma, è mica troppo importante, una carta che magari di uso comune, un quadernone, come vedete, per appunti, con fogli da attaccare al blocco, e vediamo un pochettino come se la cava. Per questa penna ho scelto l'inchiostro della Pelican, lo Smoky Quartz. È una penna, secondo me, veramente molto bella. Si può stare leggeri, come vedete sto facendo adesso. Vedete che sono molto leggero nel tratto, quella del centenario. E anche stando leggeri, non so se vi accorgete che comunque, come è giusto che sia nei migliori pennini, c'è appena, vedete, non appena un ispessimento del tratto, stando leggeri. Questa è la caratteristica più bella. Lo segno qua, ma leggeri.
e invece stavolta ho usato un po' più di pressione che vado a mettere anche adesso. Ed ecco la meraviglia. La meraviglia è che quando andiamo a mettere un po' di pressione otteniamo, come nel caso di altri pennini altrettanto belli, una vera pennellata. Cioè c'è un modo di spalmare l'inchiostro, di farlo scorrere sotto il conduttore che, come forse vi ho mostrato, è un conduttore in ebanite, non è certamente di quelli in plastica come quelli moderni, la rende davvero bella. Proviamola subito con un'altra carta un po' più importante. Uso come termine di paragone il mio solito vecchio caro blocco pigna e le cose qua vanno già meglio. Centesimo. È un pennino così bello che permette di fare davvero tutto quello che vogliamo. Ora cambiamo la calligrafia, la rendiamo un pochettino più inclinata e un po' più larga. Edelstein. Allarghiamo il rapporto. Vi faccio vedere in maniera un pochettino più ingrandita la qualità della scrittura, perché ci sono pennini e pennini. La qualità della scrittura intendo proprio di come l'inchiostro viene messo giù sulla carta. Ecco perché tutto il viaggio che vi siete sorbettati probabilmente sulla carta, perché la carta è un elemento fondamentale per anche per esaltare le caratteristiche di una penna, di un pennino o di un inchiostro. Adesso vorrei proprio vedere sulla carta Rodia come funziona. Scriviamo così. Prendiamola alla lontana. Che tra l'altro con molti altri inchiostri se la cava bene e forse anche meglio. Vabbè, intanto c'è su questo perché sto utilizzando questo per le recensioni. Allora, in conclusione, per chi può essere buona una penna del genere? Per chi ha voglia di scrivere, per chi ama la calligrafia, per chi ha il piacere di possedere uno strumento anche che abbia la sua storia, perché stiamo parlando di una penna del centenario. Diciamo che non è proprio una penna da tutti i giorni. Scrivere in maniera, appuntare qualche cosa con questa, bisogna fare i conti con la flessibilità del pennino. La flessibilità del pennino molto spesso vi fa rimbalzare sulla carta e quindi vi produce un tratto che non è molto organizzato, non è molto, molto bello, perché è molto ballerino, è un po' come fare le corse con un'automobile o una bicicletta o una moto che sia, con le sospensioni molto leggere, si barcolla di qua, di là, eccetera. Quindi quando scriviamo, vedete, in velocità, magari in stampatello, abbiamo sì i tratti molto belli, arrotondati, curvati, armonici, perché il pennino ha questo tipo di sua natura, però non certamente siamo in grado di fare, vedete, di avere la stessa velocità che avremmo con una penna, ma soprattutto manchiamo di precisione. Se invece decidiamo di scrivere anche in stampatello, ma in maniera un pochettino più così creativa, allora ci troviamo certamente una penna che fa in maniera creativa, fa al caso nostro. Perché? Perché ancora una volta
la variazione, questa differenza del tratto che ci consente di dare un pochettino, di togliere, anzi, dare un po' di monotonia da quella che è la grafia. Il pennino è un pennino comunque, a dispetto di quello che possa essere un extra fine, un pennino molto maneggevole. Vedete, anche nella fase di risalita non ha alcuna impuntatura ed è un pennino fine, un extra fine, perché dico quasi fine perché la parte poi della sua apertura, di quando si allarga, la porta davvero ad essere un bold, e quindi mi sembra quasi strano che riesca a fare questo in tutta la sua dilatazione. Però, dicevo, non ha assolutamente problemi, è un pennino molto godibile. È chiaro che la sua destinazione d'uso è più quella di, così, della calligrafia, di una bella sessione di calligrafia ponderata. Questo mi piace. Trovare dei difetti ad una penna come questa è difficile, anche perché non essendo nuova, non avendo, insomma, non avendo altri scopi se non quello, insomma, di avere questa natura votata un po' alla bella grafia, non saprei cosa dire. Il posizionamento sul mercato, quanto può valere? La potete trovare fra i 100 e i $150, ma forse anche qualcosina meno, sempre però, mi raccomando, valutandone lo stato d'uso e provando il pennino, perché non è detto che una emblem del centenario, del 40, col pennino extra fine scriva così. Ce ne sono alcune che hanno un tratto che è di partenza molto più largo, perché generalmente il pennino ideal sarebbe quasi un medio, è difficile trovarli più sottili, e quando li trovate a volte vi chiedono anche qualche soldino in più, perché chiaramente sono più rari rispetto ai pennini medi. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me, per aver seguito il canale. E alla prossima. Saluti da Marco Chiari.